Giulia De Lellis si è fidanzata con Tony F. I due sono stati beccati insieme in diverse situazioni, spunta però un'indiscrezione sospetta. Lei, influencer nota e amata sui social, lui, il cantante del momento, stiamo parlando di Giulia De Lellis e Tony F. Quest'ultimo sta vivendo un momento d'oro legato alla sua carriera. Il tormentone estivo lanciato con Gaia, ovvero Sesso e Samba, sta ottenendo un successo clamoroso. Il brano è ascoltato da milioni di persone. Per quanto riguarda invece Giulia De Lellis, l'influencer non smette di appassionare il suo pubblico con novità ed importanti collaborazioni. Tutto è nato grazie a Uomini e Donne, la sua relazione con Andrea Damante ha fatto sognare i telespettatori. Ancora oggi, speranzosi di un possibile ritorno di fiamma, Giulia De Lellis e Tony F beccati insieme, cosa sta succedendo? Giulia è tornata single dopo la rottura con Carlo Beretta. I due sono stati insieme per diverso tempo, la De Lellis era pronta per il grande passo? Alcune voci hanno dato vita ad una spiegazione legata a questa separazione. Giulia sognava il matrimonio, ma la madre di Carlo non era poi così contenta di assistere ad una concretizzazione così importante. La conferma non è mai arrivata, c'è una cosa però che è ormai sotto gli occhi di tutti. Carlo si è fidanzato con Melissa Satta, i due fanno coppia fissa da giorni, postando foto e video insieme al mare. Giulia ha completamente voltato pagina, il suo cuore batte per Tony F. Spunta un'indiscrezione clamorosa. A quanto pare Giulia e Tony stanno trascorrendo l'estate insieme. L'influencer lo segue anche durante i suoi concerti. Tra relax in Sardegna e giornate al mare, è nata una nuova coppia? C'è un aspetto che insinua il dubbio, tra le varie segnalazioni, sul profilo della Marzano, sembrerebbe che il cantante frequenti anche altre donne. Tutto questo, alle spalle di Giulia? Al momento nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Alla luce di questo, siamo al momento all'oscuro del reale rapporto che li lega. La De Lellis, dopo la rottura con Carlo, è stata beccata anche insieme al fratello di Diana del Bufalo, ovvero Gianna. In quel caso però, è stata proprio lei a chiarire le cose. Tra lei e Gianna si è trattato solo di una frequentazione. Scoppierà l'amore con Tony? Il cantante è al momento travolto dal successo, tra esibizioni e grandi riscontri. L'estate è quasi finita ed è tempo di ritornare alla vita di tutti i giorni. Non ci resta che attendere e capire se i due prima o poi decideranno di ufficializzare questa relazione o se, il tutto, finirà con il trascorrere dei giorni.